Valli, automobili americane da sogno dal 1991. Oggi Franco sta studiando. Oggi interrogo. Oggi interroghi. Oggi interrogo, oggi interroghiamo Valli. Ciao ragazzi, ruote americane. Eccolo lì. Franco Bobbiese con me oggi, stranamente allora, contornato. Valli, no, ci sono, lo sai che ci sono, che ero a Misano. Ma ti devo prendere in giro, ma tu fai il mazzo a me per un 10 minuti di ritardo. Sono dovuto scappare a vedere la store che metteva la cisterna, sai che... A Misano, la scuola di guida del pilotale di Silfristone. Sì, ti ho visto. Con le cisterne, rangoni. Comunque tu mi fai il mazzo per 10 minuti di ritardo ogni tanto. Oggi e interrogo. Io non devo dirti oggi niente. Interrogo Valli. Valli, ecco. È stata la tua sorte. Partiamo da Corvette? Corvette. Guarda, voglio... Mentre facciamo vedere questo bel librone fantastico che ti ho portato. Questo l'hai attaccato tu. Che è un piacere. L'hai attaccato tu? E figurati. Sì, è tutto originale. È tutto originale. Messaggi subito? No, voglio farti... Cioè, questo è simpatico, lo devi leggere. Leggo io. Si chiama Gianfilippo. No, tu. Gianfilippo. Sei tornato, fai qualcosa. Gianfilippo da Malpensa. Mauro, ho visto con piacere la puntata in cui presentavi la C3 dell'82, come dici tu, conservata, mi hai lasciato bocca aperta. Non escludo di venire a trovarti per valutare insieme a te questo gioiello d'epoca, ma posso prima esprimere un desiderio? Le dedichi un'altra puntata con Franco? Chi è Franco? Sai, tu sei bravissimo, ma Franco sviscera sempre un sacco di domande interessanti, ma me le scrivo, copio, e a volte, come è normale che sia, riesce ad essere ancora più obiettivo e trasmettere le emozioni dell'eventuale compratore. Cavolo, questo pezzettino mi manca, ti prometto che il giorno dopo sarò da te, per cui sabato questa per cui guai a te, Franco c'è, fa domande, io ho la macchina, domani ti siete grandi. Allora Gianfilippo, allora, andiamo subito vicino a quella meraviglia lì, perché il libro è stupendo, ma visto che ce l'abbiamo qua in carne e ossa, per non dire in metallo, carburatori e via dicendo. Carburatori o iniezione? Iniezione, è l'ultima della terza generazione Corvette, l'unica Corvette a iniezione di questo della generazione C3. Intanto ricordiamo dove siamo. Siamo qua nel 1982. Siamo qua. Intanto ricordiamo che C sta per Corvette, il numero per generazione, no? Okay. Quindi C1, C2, C3 fino a oggi C7, il numero sta a identificare la generazione della Corvette. Dal 53 al 92, l'anno a cui si riferisce questa tabella, è vecchia, bellissima. Certo. Questa la più bella bellissima. Per Mauro Valli? Io direi che potrei impazzire per la prima. Vabbè, la prima è un classico. Di solito è un classico, ma io sono fuori di testa dal 58 al 61, la quattro fari. 58, primo anno delle auto americane quattro fari. Ok. Quindi tutte le auto americane nel 58 sono passate da due a quattro fari anteriori. Ok, io ti pesco invece, devo dire che non mi dispiaceva la prima... La split window, sì, certo. La 63 e questa qui in particolare mi piace molto. Questa è un po' vicina a noi, è chiaro che una split window vale oro quanto pesa, una macchina preziosa, affascinante, certo. Tanto quanto una Jaguar E-Type e tutte le antagoniste dell'epoca. Allora, io direi quasi meglio di una Aston Martin la split window per alcuni versi. Però la C3 è più vicina a noi come generazione. Tra l'altro è un momento molto attuale per Corvette, perché stanno arrivando gli ultimissimi modelli, quelli che abbiamo visto a Ginevra, di cui abbiamo parlato. Stingray, esatto. Le vedremo da vicino. Però la meraviglia di una vettura come questa, conservata come dicevi tu, ed è un pregio che forse noi in Italia non apprezziamo, no? Fino in fondo. Cioè, mi dicono che all'estero le vetture storiche, l'interesse storico, devono essere conservate. Cioè, noi la vogliamo con qualche anno, però con gli interni completamente rifatti, tutte le plastiche rinnovate. Invece la vera bontà di un prodotto è... Ha un peso diverso. Esatto. Cioè, nonostante io ami smontarle, e la mia officina ne è testimone, perché le sbulloniamo e le rimettiamo insieme, dopo averle buttate nelle scatole, è chiaro che un conservato in queste condizioni farà brividire, perché è chiaro, se è conservata, consumata, scolorita, brutta, non ce ne frega niente se è conservata. Mm-hmm. Ma quando un conservato è come questo, con 7000 miglia, e ogni bottone che tocchi è quello d'epoca, ogni lampadina del cruscotto ha 31 anni quanto la macchina, gli impianti, l'aria condizionata, insomma... È bellissimo. Quando nessuno ha mai toccato una vita è meraviglioso, le targhette, le identificazioni... Poi di un anno speciale. Io non so se anche a Gianfilippo e gli altri amici che sono a casa in questo momento piace pensare ai film degli anni Ottanta, quelli con cui siamo cresciuti, no? Quelli che impazzivamo per... Arrivavamo a casa dopo scuola, non si studiava, almeno perlomeno io no, e non vedevo l'ora che iniziassero i vari Hazard, per vedere chips, qualche cosa che non si vedeva Charlie sulle nostre Sanchez. Strade. Qua mi sembra di essere veramente ripiombato, ricalato in un film degli anni Ottanta. Cioè, voglio scendi da una due puntata cose. Di Charlie Sanchez. Guarda le moquette, questi tappeti. I tappetini originali. Allora, bello. Intanto metti in moto la macchina, per favore. È alta come posizione di guida. Mettila in moto. No,
Infila e non mollare la chiave finché il motore non è partito, perché è iniezione. Ma è questa la chiave? È quadrata, parte liscia in alto, vedi? La quadrata dell'accensione, poi le farfalline per mettere in moto, non la chiave. Sembra la chiave di un lucchetto, vai, di un royale. Abbiamo dei particolari bellissimi, il tilt che conosciamo, ma il telescopico no. Questo era un accessorio meraviglioso di quell'epoca. Mai visto. Io vorrei che tu descrivessi la conservazione al nostro amico Gianfilippo. A parte già il contatto del jeans con la pelle, sembra di avere a che fare con un sedile nuovo, no? E questo è, gli faccio un complimento, però è pazzesco. Ovunque guardi vedi cose a posto, vedi tutte cose in ordine. Questo è veramente l'emozione di toccare qualcosa di nuovo che ha 31 anni, è incredibile. Poi guarda, anzi fallo tu, comandi i vetri, guardali. Guarda quanto sono veloci. Aspetta, lo facciamo vedere. Di solito nelle macchine d'epoca devi aspettare che il vetro arrivi, giusto? Incredibile, incredibile. No, veramente rimango sbalordito della qualità di questa vettura. Guarda, a questo punto ti chiedo perché è così tenuta, perché l'ha usata così poco. Guarda, purtroppo non posso raccontare perché questa macchina è finita a me. Ti dico solo che questo signore l'ha comprata nell'82. E per questa ragione che mi ha chiesto di non pubblicare, è rimasta nel suo box. L'ha usata per pochissime miglia all'anno, ne ha fatte 7.400, spalmate in 31 anni direi che sono 300 km all'anno, poco più, poco meno. E poi ha deciso di venderla a me, mi ha detto guarda, tu sei il posto giusto dove deve finire questa macchina, compramela. E veramente incredibile. Voglio farti vedere le custodie originali dei due tettucci, perché questa è una versione T-top, quindi affascinante da morire, il 1.8 spiovente e questa T, si chiamava T-top perché quando tiri via il tettuccio c'è questa T cromata bellissima vista dal lato, con questa opzione meravigliosa dei tettucci a specchio. Beh, senti, quanto costava questa vettura all'epoca? Sai che secondo me sulla tabella, intanto descrivi questi tetti lenticolari perché vedere. Sono trasparenti. Allora fammi scendere innanzitutto come si tira via la chiave, fammi capire come si tira via la chiave. Balli? Guarda, se non è in P, sì, non va. Devi schiacciare questo affare, che è il blocco di sicurezza, e far corrispondere la tacchetta locca al blocchetto. Ok. La chiave è solo un consenso e poi usi il blocchetto. C'è questa levetta che adesso Pasquale poi vai, passami la telecamera, dai che ti aiuto io. Ma dai, lo vuol far lui, non ce la puoi, ecco, è nascosta. Se non mi dà la telecamera non te lo faccio vedere. Non mi dà la telecamera. Adesso fai vedere la levetta, falla vedere se hai il coraggio. Dai che abbiamo un sacco di roba da far vedere, non le levette. Guarda. Mamma mia, che ascella che hai, Pascal! Che ascella è questa qui la leventa, vedi? Va bene, vai. Vieni che voglio farti vedere altre tre cose bellissime, vai. Vieni qua. Gira, vieni qua con noi, Pasquale. Che bello è sto tettuccio. Allora, intanto un tettuccio lenticolare, trasparente, a specchio. E questo colore è... prima che mi venga voglia di tenermela. E col colore ha un effetto meraviglioso, questo credo che sia un'opzione veramente stupendo. Speciale. Voglio farti vedere i cerchi in lega leggera, polished, lucidati di allora, guarda, sembrano tirati fuori dalla scatola oggi. Senti che gommone rotondo, che cerchio è da? È da 15 pollici. 15 pollici, erano le misure dell'epoca, sì. Con la gomma da 255-60, insomma non erano ancora nati i cerchi 17, 18, 19. A me piace molto così, tanta gomma, mi piace vedere. Beh, su questa macchina non può che essere... Chi monta i cerchi 18-19 sulla Stingray la snatura sicuramente. Vero. Questo culettino affusolato con questi quattro farettini lì così, belli cattivi. Beh, la parte posteriore è sempre stata la parte più nobile delle Corvette, no? Con questi quattro fari che sono la sua prerogativa da sempre e non glieli hanno ancora tirati via. Mentre le Ferrari sono nate quattro fari e le hanno fatte diventare a due, oggi loro sono rimasti col quattro fari posteriore. Posso dirti che è una macchina che fa sesso, perché da ovunque la guardi, so che però è un modo di dire che rende. Cioè guarda la sinuosità di tutte queste curve, questo lo spoiler raccordato con l'1.8 posteriore, queste bombature, gli allargamenti. Guarda, hai toccato un tasto bellissimo. Allora, a parte la macchina la macchina è sinuosa, è la Batmobile per eccellenza, la macchina più sagomata del mondo, io non ho mai visto niente. Gli anni prima non aveva lo spoilerino e non aveva il paraurti anteriore prolungato. Per cui per vederla affascinante dovevamo andare indietro di qualche anno e beccare quella con i paraurti. Se tu vai a vedere, vedi che bella. Scusi. Guarda, venga qua, questo è un dettaglio tecnico che piace agli amatori. Vedi questa macchina qua? Questa era importantissima, era una cellula di fiberglass completa, con i paraurti di ferro. Questa qui invece finisce qua, vedi che il bumper è staccato. Mi sta venendo la nausea, Pasquale, lo fai girare secco. Vedi che il bumper è staccato, quindi hai due paraurti applicati.
senza la prolunga del muse, senza lo spoiler, era un po' un guscio alto, era un po' da vedere arrivare, aveva questo frontale un po' alto, meno affascinante di questa, per cui io salto di qualche anno, dal 69, 70, 71, 72 l'ultimo anno col paraurti ce l'ha solamente davanti, solamente di dietro, guarda, 73, scusami, sbagliato anno, l'hanno tolto davanti e è rimasto dietro. Poi è cominciata questa generazione, senza paraurti però con questa cellula alta, 74, eccolo lì. Per poi arrivare all'82 che è spoilerata sia nell'anteriore che nel posteriore, e questa è quella che in assoluto mi piace di più. Poi è l'unica iniezione, Crossfire Injection. Ce lo puoi aprire per favore? Sì. Ci può aprire The Coffin? The Coffin? Crossfire, guarda, apri. Mamma mia, è nuovo. Vai, vai, vai. È nuova, dai, ma fa impressione. Fa impressione da quanto è nuovo. Crossfire Injection, cosa vuol dire Crossfire Injection? Allora, dicesi, aspetta, dicesi Crossfire Injection, maestro, non dire mi è morto il gatto, non allora, posso studiare. Fino all'anno prima avevamo il collettore in alluminio col carburatore. Sì. Questa non è iniezione diretta, è iniezione indiretta. Cosa significa? Che è stato rimosso il carburatore, sono stati messi due gruppi farfallati a iniezione che buttano benzina, chiaramente pilotata da una centralina, quindi carburazione a iniezione, no? Bilanciata da una ICM. Ma non iniettata direttamente nella testa. Non abbiamo il common rail degli iniettori. Abbiamo due carburatorini elettronici, se vogliamo chiamarli volgarmente così, denominati crossfire injection. Quindi è un jump injection. Hai la benzina buttata nel collettore e poi si fa la carburazione. Okay. Però molto speciale, prima di tutto perché era solamente... è stata fatta solamente in quest'anno, ereditata dalla C4 dell'84, poi è arrivato quella che hanno chiamato Tanet Port Injection e aveva gli occhi iniettori. Ho capito. Posso dirti io però questa qui la toglierei? Perché? Perché a me piace no. Ok, può non piacerti, però è una chicca. Sì. Però non puoi non denominare il tuo motore. Va tenuto. Sì, tutte le Corvette, quando leggi L48, L72, Crossfire, Tanet Port, hanno sempre nel laterale... l'identificazione del motore. Mi fa molto ducato. Ok, però non puoi tirarla via. Però mi dai ragione che fa molto ducato. Ma sai, è cromata. Sì, forse hai ragione perché è una scrittina di plastica. Devo darti ragione. Non posso togliertelo, però non la toglierai mai. Se fosse mia non la tirerei mai. Va tenuta, dice il professore. Va tenuta. Quindi Gian Filippo, ti ho portato Franco, ti ho fatto un sacco di domande. John Philip. John Vieni a fare la trattativa, che vogliamo fare le trattative real time. Lui ti prende in parola, È mica detto che vuoi... Sì, vogliamo fare come real time. Visto che lui ci ha tirato in ballo, com'è? Hai con te Noi oggi? Veniamo lì con la telecamera e vi riprendiamo mentre trattate. Lui ci riprende mentre io e te litighiamo per il prezzo. È bellissima questa cosa. Anzi, la facciamo, la lanciamo. Senti, mi puoi solve the far? Te la devo accendere. Vabbè. Perché non sono elettrici. Si chiude così? No, come si chiude, Mauro? Perché ci avrei il microfono io di differenza. Una cosa te la faccio vedere, Pasquale, voglio rifare un metro. Non è che ho molta voglia, però. Guarda, questa non è una cavolata, ma guarda la luce. Questa lampadina non ha un interruttore, è a sfera. Ha una pallina, quando il cofano... Si chiude, la sfera si muove. Io traduco simultaneo. When the coffin chiudes, the luce spegne. No, ma non è il fatto che si spenga la luce, che voglio far notare. Però io ho cercato l'interruttore di sta lampadina per una vita, no? Da meccanico quale sono, dico bene, fammi staccare l'interruttore. Non ce l'ha! Non c'è l'interruttore da nessuna parte. Finché poi non abbiamo scoperto che muove. È come il frigorifero. Il frigorifero ha l'interruttore sulla porta. Eh già, è vero. Questa è proprio una pallina dentro. Pensa che una volta Pasquale si è chiuso dentro nel frigorifero per vedere se la luce rimaneva. E c'era una teglia di lasagne e stranamente quando ho riaperto il frigorifero la teglia di lasagne non c'era più. I fari che mi hai chiesto di aprirti funzionano solo con la macchina in moto perché sono a depressione, vacuum system. Quindi è l'aspirazione del motore che li apre. Che bella. Sei cattiva così, oh. Beh, guarda che roba. Bellissima, bellissima. Senti, di prezzi non parliamo, vero? No, di volgari voglia, prezzi non, non parliamo. È talmente bella, è talmente in ordine che, ragazzi, non è lontana dalle cifre che trovate su internet delle C3 rimesse a posto in qualche modo. Quindi non è che perché non diciamo il prezzo vi chiediamo 100.000 euro. È sicuramente allineata con il valore aggiunto del conservato. Chiaramente vi dà tutti e due i tetti e non me ne dà solo uno, vero? Dipende, Gianfilippo, dipende quanto mi dà. Esatto, dipende. Potrebbe essere, solo un pegno da pagare, sì, secondo te, giusto. Assolutamente sì. Ci fermiamo un attimo, al rientro parliamo di Dodge Ram versione 2013 e non solo, anche un'altra chicca.